Ma che cavolo dove sono? Oh mio Dio! Ma quello è un alveare! Io sono un'ape piccola! Oh mio Dio! Ma quelli che cavolo mia sono? Regina! Eh? La prego, io sarò Regina. Degno per lei. Faremo tanti figli e questo alveare sarà pieno di api che lavoreranno no, per lei. Non si fidi! Quello è impuro! Ha già... Impuro. Sì! Ha già fatto un alveare con altre due regine. Io ma sono pure vero. Mia regina. Potremmo fare un alveare gigantesco. Non è vero, noi gli credono. Non ho tutta questa esperienza. Però possiamo... Enza Rinaldi e Alessia Esposito, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra parte preferita, che vi saluterò nel prossimo video. Far crescere un alveare stando con un'ape che non mi piace. Cioè, capito. Voi due veramente non mi piacete per nulla. Ma come? Ma perché? Ma qual mia è il regina problema? Qual è il nostro problema? Ci dica. Come? Ma non c'è che nessun altro. C'è qualcuno vicino alla mia mamma. Oddio, che carino. Che cosa? Che è sto coso? Ho paura. Mamma io. Sto dando in regalo una Nintendo Switch con Mario Kart 8. Potrei averla tu. Se ti stai domandando com'è, devi semplicemente partecipare a questo evento che terrò sabato 22 alle 17. Chi farà la costruzione più bella l'avrà in regalo. Per entrare nel server devi fare tre semplici passaggi: subarti nel canale viola, entrare in waitlist e accedere al server. La cosa figa è che se hai Amazon Prime è gratuito. In descrizione trovi il tutorial dove ti spiego i passaggi per filo e per segno. Solitamente per tutti voi nelle mie dirette faccio dei regali del genere ogni mese. Quindi seguimi le mie dirette per partecipare a molti più eventi. Oh, sì, la mia mamma! Ma veramente? Sì. No. Wow, che figata. Ciao mamma. C'è un appena nato, credo. Però non so come faccio già a parlare. Ma c'è un appena nato. Sì, le api imparano in fretta. E loro chi sogno? Noi siamo io sono tuo padre. Io sono tuo padre. Io sono tuo padre. Sì, sono tuo padre. Ah, nessuno? La prego, mia regina, dai, non faccia cose avventate. Che bello. Ma che cavolo. Guarda, qua ci sono i fiorellini. Qua è dove mettiamo il pollice, giusto? Eh sì. Che così bello. Sì, ma sei troppo piccolo a fare queste cose. Esatto, devi diventare grande. Sì, devi diventare molto grande come noi e fare un alveare con la regina come dovevo fare io tra poco. Se ne vai via, per favore. Ma perché? La stai importunando. Ma stavo facendo dei lavori, signore. Se ne vada. Andate a lavorare, andate a trovare altro polline. Allora, sì. Che cosa vuoi fare? Io ho fame. Hai fame. Chi? Allora. Oddio, io adesso come ti faccio salire? Da quelle magari riuscirai. Ma le scale qua, posso salire anche se non posso ancora volare. Perfetto. Guarda, forza. Sto salendo, che bello, voglio pure io imparare a volare come fai tu. Non sei troppo piccolo, non potrai. Guarda, poi vieni qua. Più avanti. Ti riesco secondo te? Oh, caro, siamo altissimi. Certo. Ok. Va bene, va bene. Arrivo. 3, 2, 1. Che ho uscito. Che ce l'hai fatta? Perfetto, adesso scendi qui sotto. Che bello. Ma è bellissimo questo posto, è l'alveare. Esatto. Ma dove sono tutte le altre api? Siamo solamente noi. Siamo noi, sì. Arrivano purtroppo fra poco le altre api. Ok. La sua maestà è un pochino testa dura e non vuole crescere. Un pochino testa dura. Ma quindi il letto qua sopra è quello per figliare, giusto? È questo qui il suo letto? No, non puoi lasciare in pace il mio letto. Comunque, sì. Ecco qua quello che devi mangiare. È del polline, che buono. L'hai messo tu. No, appunto, l'aveva preso lui. Ma questo no! Può mangiare. Ma non. Buonissimo. Sì. Buono, è il miele che abbiamo prodotto noi. Davvero? Un'altra cosa. Sì. Ma signora regina, ma lei ci sta cercando allora un papà, cioè un marito. Sono io. Ma non c'è bisogno di avere un marito, no? In teoria. Tanto le regine sono regine, non serve un re. In un alveare. Serve ma non è vero. Ma no. Infatti no, non serve il re. Però dobbiamo crescere. Però se. Ma la regina non dovrebbe. Non dovrebbe figliare con tutti quelli che stanno all'interno e non con solo il re. No, la regina va solo con un'ape speciale. Esatto. E noi due siamo una di quelle. Sì. Anche lì potrei essere io più grande, l'ape regina. No, aspetta, tu sei mia madre. Appunto, cioè, poi quando tu cresci questa è bella che è morta. Ah, ok. Il letto è pronto, quindi quando vuole. Ho detto di no.
Non vuole fare figli con te, capito? Stupido idiota, ti do. Oh, ma come ti permetti? Va fuori e va a lavorare. Ti buco il culetto. Dai, vieni piccolino, grosso, che devi imparare, sì, devi imparare a prendere il miele. Oddio, ok, qui come scendi? Oh, oh. Così. Ma io non voglio volare, uffa. Impara a volare al piccolo, mia regina. Forse è meglio se le impara a volare, no? Ma aspetta, forse non riesco a saltare. Toglietevi, toglietevi, che poi quello si è bloccato. Toglietevi. Vai. Lascio. Vai. Attento, non ti faremo. Ah, ce l'hai fatta. Sì, è stato molto semplice, in realtà. Che brutto faccione. Scendiamo. Arrivo. Chi è il brutto faccione? Io però voglio imparare a volare. Più avanti, tra un po' di tempo. Allora, devi avere degli step, ok? Prima devo vedere se sei pronto per volare. Ok, okay? Sì. Prima di tutto devi riuscire a prendere del polline. Devi provare a prendere del polline dai fiori. Preso. Ha preso tutti i fiori, però devo dire che ci sarà sicuramente del polline all'interno. Devi prendere solo il polline. Non i fiori. Ecco. No. Ne ho due. Non solo i fiori. Guarda, ti spiego come si fa, ok? Praticamente. Ma ti prende il polline? Uffa, vai, spiegami. Devi andare qua e con la bocca inizi a prenderlo. E intanto si appiccicherà anche nelle zampe. Esatto. E infatti, quindi stai attento, sennò rimane incollato ai fiori. Ok, va bene. Lo prendo qua dentro qua. Allora. Peggio. Sto qua. Oh, bravo. Sì, non c'è bravo. Fantastico. Tieni. Dai, inizia bene, dai. Già la mia signora. Tutte le cose. Ok. Ma cos'è quella cosa? La prima missione l'ho fatta. Adesso. Adesso dobbiamo vedere se sei una petta forte. Quindi. Siccome le api fanno crescere. Sono fortissima, guardi. No, rovinare i fiori. Non devi rompere i fiori. Non devi rovinarli. Ah, okay. Allora, tu adesso. Praticamente hai del polline attaccato qua. Sì. Tu devi farlo arrivare qua nei fiori. Così che i fiori cresceranno sempre più fiori. In men che non si dica. Quindi tipo devo fare. Sì. È andato. Più o meno. Sì, siamo quasi. Va bene. Adesso, perfetto. Adesso. Così parlare a volare. Devi parlare a volare. Fammi parlare a volare. Sì. Ok, però. Ma forse non è meglio farlo da più bassi, si fa male. Giusto. L'altezza planare, è giusta. No? Quindi devi riuscire a planare. Ok, sì. Vado. Sì, vai. Ci sono riuscito. Ce l'ha fatta. Ok, allora, per volare si devono aprire le ali. Sì. E poi sbatterle, ok? Forte. Esatto. Ok, va bene. Sì. Va bene, poi ci riesco. 3, 2, 1. Ti sei fatto male, piccolino. No, è che mi ho avuto paura. Dai, tranquillo, sei stato bravissimo. Dillo come sei stato bravissimo. Ok, perché non siete tanto felici quando lo siamo noi, voi? Appunto, dovete essere felici. Bravo, pat, bravo. Non mi sa tanto simpatico quel tizio. Ok, sì. Fallo di nuovo. Fallo più lentamente, devi riuscire a controllare il volo. Ok, sì. Vai. 3, 2, 1. Wow. E sì. Come lo sta facendo? Sto volando. No, scendi. Siamo dei uccelli. Sto cadendo. Oh mio Dio. Non lo devi fare mai più, ok? Tu sei un matto. E le nostre ali sono talmente fragili che stando troppo vicino al sole potrebbero sciogliersi. Infatti, ho capito io. Allora posso iniziare. Allora vado verso il. Non devi volare troppo in alto, ok? Devo infilarvi dentro l'alveare velocemente, come fanno gli altri. 3, 2,
Uno. Sì. Mi sono riuscito. Oh, ma è bravissimo. Olè. Evviva. Oddio. Oddio. È sceso giù. Allora posso dormire con te, signora principessa. Cosa? Buonanotte. Si è fatto un dobbiamo popolare la ma non è giusto questa cosa. Ma okay. Ho un po' di sonno. Buonanotte, principessa. E vi volare!